Noi ragioniamo di aiutare i comuni italiani in difficoltà, tutti i comuni italiani in difficoltà. Non ci può essere la norma per un comune sì e altri 100 comuni no. Questa è la posizione espressa da Matteo Salvini sulla cosiddetta norma Salva Napoli. Rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'assemblea regionale della Lega in Campania che si è tenuta ieri nei saloni della stazione marittima, il leader del Carroccio invia anzi a distanza una stoccata al neosindaco Manfredi, che ha chiesto questa legge a garanzia della sua candidatura. Napoli è amministrata da 30 anni dalla stessa parte politica. Chi li ha fatti quei debiti? Chi ha speso male quei soldi? Chi non ha riscosso quei tributi? Quindi figurarsi, il Covid ha disastrato i bilanci di tutti i comuni italiani, quindi se si vuole fare un ragionamento per aiutare tutti i comuni italiani, noi ci stiamo. Il segretario della Lega, commentando poi le nuove misure restrittive per fronteggiare la quarta ondata di Covid, incalza attaccando il governatore De Luca sul tema delle mascherine all'aperto, il cui obbligo, attualmente in vigore solo in Campania, è in discussione anche per altre regioni. Bisogna decidere in base ai dati, non in base agli umori o alle sensazioni. Diciamo che le scelte alla De Luca, che dice tutto e il contrario di tutto, nell'arco dello stesso mese non ci portano lontano. L'assemblea, che si è svolta prevalentemente a porte chiuse per la stampa, ha visto la partecipazione di circa 300 persone, tra amministratori locali, dirigenti e militanti del partito. Un'assemblea per la prima della Lega qui in Campania e la prima dove Matteo Salvini ha deciso di essere appunto in presenza, vista la complessità di una regione, quella appunto della Campania, Napoli, ma l'ha fatta da padrone, tra virgolette, oggi a Fragola, non solo per la mia presenza, ma la presenza di tutti i consiglieri comunali del gruppo Lega, gli assessori che hanno avuto modo di evidenziare una serie di problematiche importanti al nostro segretario federale, partendo dalla TAB, dalla necessità anche come governo centrale di doversi inserire rispetto a quelli che sono i fondi del PNRR, rispetto a tutta l'opera di urbanizzazione intorno alla sezione TAB. Si è parlato anche di abusivismo di necessità, si è parlato anche della necessità di estendere i bonus per la ricostruzione ai comuni, consiglieri comunali che hanno lanciato proposte ma anche soluzioni, per cui credo che alla fine a Fragola, anche qui in questa sede, abbia avuto la possibilità di rilanciare temi importanti che sono poi temi della Lega, come ad esempio quello sulla sicurezza, ricordando anche quando il ministro Matteo Salvini è stato ad Afragola quando c'è stata l'escalation appunto di bombe, che purtroppo è iniziata già quando lui era al governo. Adesso riparte dal più. Noi partiamo dall'idea che la Lega deve mettere in campo, come sta facendo, proposte e idee. Nel momento nel quale questa politica campana è caratterizzata dal meno diritti, meno possibilità, meno trasporti, meno lavoro, meno sviluppo, noi abbiamo messo in campo un'assemblea partecipata con tutti i livelli politici che ragionano delle cose da fare e quindi più lavoro, più sviluppo, più opportunità, più capacità di costruire insieme una politica che dia dignità di nuovo a una regione che lo merita. Ci sono tanti amministratori all'interno di questa sala, tanti consiglieri comunali, tanti sindaci che hanno rabbia per come stanno le cose e amore per il loro territorio e un sano ottimismo, perché chi non è ottimista non può fare politica, a meno che non lo faccia per motivi personali, di interessi personali, ma in questa sala fortunatamente non ce ne sono.